Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca assalto alle colonnine di un self-service di un distributore di carburante di Silvi la scorsa notte. I ladri hanno divelto infatti con una ruspa due colonnine bancomat su tre, ma forse disturbati sono fuggiti senza forzare le casseforti e non sono riusciti a portare via il denaro che si trovava all'interno. Rilevanti i danni all'impianto, tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primano. L'assalto è avvenuto attorno alle 3.30 con un vero e proprio commando. Prima è stata bloccata la strada a nord e a sud, cercando in un primo momento di abbattere gli alberi sul ciglio della strada, poi prelevando dei mezzi all'interno di un'azienda di lavorazione di marmi. A quel punto i malviventi con una ruspa hanno divelto le tre colonnine bancomat del distributore Kuwait nei pressi del centro commerciale Universo di Silvi Marina. Il comando però non è riuscito a portare a termine il colpo, evidentemente studiato nei minimi dettagli, ed ha dovuto abbandonare tutto fuggendo senza refurtiva. E il racconto dell'ennesimo assalto ai distributori di benzina, durato circa 4 minuti e ripreso tutto dalle tante telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto, soprattutto per individuare l'auto con la quale i malviventi si sono dati alla fuga. Stamattina i militari hanno restituito le cassette di sicurezza al titolare della stazione di servizio, che ha stimato i danni ingenti in circa 50.000 euro. Sempre in mattinata ci sono stati disagi alla circolazione stradale sulla Nazionale Adriatica Nord tra Silvi e Pineto, con gli operatori dei Vigili del Fuoco impegnati a rimuovere gli alberi che i banditi non sono riusciti a far cadere sulla carreggiata. Ancora cronaca chiusa dopo un'ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara in un comune del Vastese, una casa famiglia adibita a struttura ricettiva per anziani che operava senza la necessaria autorizzazione comunale. La titolare, una donna di 60 anni, è stata denunciata non solo per la conduzione della struttura sanitaria abusiva, ma anche per l'esercizio abusivo della professione sanitaria e per aver sistematicamente omesso di segnalare alla competente autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate proprio nella struttura. Il sindaco, informato della situazione, ha disposto la cessazione immediata dell'attività abusiva. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre nell'ambito della cronaca. Nel 2016 prese a martellate la direttrice dell'ufficio postale di Lecce nei Marsi, accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Cesidio Di Fonso, questo è il nome dell'uomo marsicano, classe 53, è stato giudicato dal perito d'ufficio semi-infermo mentalmente. Potrà dunque partecipare al processo. Vediamo il servizio. A metà strada fra l'arresto e l'udienza in tribunale c'è una perizia psichiatrica effettuata dal dottor Maurizio Cupillari, perito d'ufficio incaricato di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, allora 65enne, un pensionato di Lecce nei Marsi. L'uomo nel marzo del 2016 prese a martellate sulla testa la direttrice dell'ufficio postale di Lecce nei Marsi. Il fatto avvenne nello stupore generale. Un soggetto socialmente pericoloso, stando a quanto definito dall'elaborato della perizia, e ciò potrebbe determinare l'applicazione di una misura di sicurezza. All'epoca dei fatti venne arrestato dai carabinieri della stazione locale e condotto in carcere. L'accusa fu di tentato omicidio e di lesioni aggravate. Indirettamente interessato fu anche l'impiegato dell'ufficio postale, Carlo Lucidi, che al momento dei fatti ha tentato di difendere la direttrice dall'aggressore che si era avventato su di lei. Nella giornata di lunedì scorso, di fronte al GIP, è stato sentito per chiarimenti proprio il perito d'ufficio nominato, il quale ha confermato l'esistenza di una semi-infermità mentale. Secondo l'avvocato difensore della direttrice, Fernando Romano, non è stato modificato il quadro di massima della situazione dell'imputato. Noi, ha dichiarato ai nostri microfoni, ci siamo costituiti come parte civile e insisteremo ovviamente per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Attualmente il Difonso si trova agli arresti domiciliari in casa. Il prossimo incontro tra le parti vi sarà il 16 di aprile con l'udienza di discussione per la definizione del processo davanti al giudice, la dottoressa Mastelli. E martedì prossimo a Pescara, Regione Abruzzo, sindacati della Salpa e Comune di Roseto torneranno a confrontarsi sulla vertenza Salpa. A preoccupare i rappresentanti dei lavoratori sono sia il piano industriale che il contratto aziendale. Vediamo il servizio. È stato fissato per martedì prossimo a Pescara il nuovo incontro tra sindacati, amministrazione comunale di Roseto e Regione Abruzzo sulla vertenza Rorli-Salpa. Al momento si è fermi all'ultimo incontro tra le parti che c'è stato prima di Natale, il 18 dicembre, all'Aquila. Un tavolo di confronto, a cui ha partecipato anche l'azienda, ha durato circa 4 ore, al termine del quale c'era stato l'impegno da parte di Salpa ad investire sul sito Teramano 5 milioni di euro attraverso la partecipazione al bando del PSR 2014-2020 e inoltre a non modificare le forme contrattuali in vista di una riorganizzazione interna. Salpa è una società agricola che è nata 2 anni e mezzo fa con lo scopo di aggregare l'indotto del territorio teramano e collegarlo all'attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli locali, un'operazione nata da un'altra vertenza e che ha avuto l'appoggio pieno dei sindacati. Oggi l'azienda conta 313 soci e 200 occupati fissi a tempo indeterminato, 500 stagionali storici e altri 200 lavoratori stagionali assunti di recente. Il timore dei sindacati è che una parte della produzione possa essere spostata dall'anno e quindi si chiede chiarezza rispetto al piano industriale per il futuro. Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, ribadisce l'importanza di questa azienda per il tessuto sociale di Roseto e auspica un riscontro positivo nel prossimo incontro. Quindi martedì mattina dialogheremo insieme a Giovanni Lolli con i sindacati per sapere se rispetto agli accordi, alle intese anche di massima intercorse all'Aquila, ci sono state novità in questi mesi oppure se, come credo, perché questo mi fa pensare il disagio dei sindacati, la convocazione dei sindacati, la richiesta di incontro dei sindacati mi fa pensare questo, se invece la situazione è ancora statica. Mi ricordo che in quell'occasione l'azienda prese l'impegno di riaprire un dialogo con i sindacati stessi aziendali in azienda per soprattutto sbloccare la tematica della mancanza di un piano industriale e soprattutto di un contratto aziendale. Per Roseto è una risorsa straordinaria, tra l'altro sta a Roseto da 60 anni, rappresenta una risorsa per la nostra città enorme, noi siamo grati alla Salpa che sta nel nostro territorio, è chiaro che proprio per la sua importanza un minimo allarme suscita subito grande interesse in città e il sindaco deve raccogliere questo grande interesse, essere presente a queste riunioni. Assemblea con la metà dei lavoratori Honeywell in fabbrica, i segretari di FIOM, FIM e WILM hanno illustrato i dettagli dell'ipotesi di accordo raggiunto al MISE la scorsa settimana. Questa sera assemblea con l'altra metà dei lavoratori, vediamo. Allora, contrariamente a quello che qualche giornalista ha scritto nei giorni passati, cioè che ai lavoratori non sarebbe piaciuto l'accordo sottoscritto al MISE, oggi possiamo dire che l'Assemblea all'unanimità ha considerato valido quell'impianto. E la cosa che possiamo dire è che i lavoratori si sono mostrati interessati su tutti i punti, hanno voluto capire per bene quella che è l'intesa che noi abbiamo raggiunto, ci sono state tante domande sul reinsediamento, quindi tanta è la speranza che si possa continuare a lavorare in questo sito. E noi riceviamo un mandato forte a lavorare con tenacia su tutte le varie questioni, su tutti i vari aspetti, sapendo che la fabbrica è con noi così come lo è stata nel corso dei mesi passati. Abbiamo il sostegno pieno totale di tutte le lavoratrici e lavoratori della Honeywell. Noi adesso con questo mandato forte concluderemo, diciamo, questa prima fase con un incontro che si terrà con l'azienda nei prossimi giorni. Chiaramente il malcontento che c'è tra i lavoratori è quello che c'è in tutti i lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro.
È chiaro che questa è una situazione difficile, abbiamo spiegato ai lavoratori che il fatto che l'azienda possa cedere gratuitamente il sito produttivo è un qualcosa di positivo, però non dà per scontato che ci possa essere un imprenditore che è interessato alla riconversione. Il fatto che siamo di fronte al sito produttivo di Fiat più grande in Italia può aiutare, perché l'indotto potrebbe essere interessato, però non c'è niente di scontato. Purtroppo ci sono state delle disinformazioni generali anche a livello nazionale. Il fatto che la Honeywell chiude è un dato oggettivo, il 2 aprile ci hanno comunicato che cesserà le attività produttive, si attiverà la cassa integrazione straordinaria per mantenere in piedi per i prossimi 10 mesi fino a febbraio del 2019 gli impianti e lo stabile, in attesa che si faccia avanti qualche imprenditore che abbia interesse per reindustrializzare lo stabilimento e soprattutto recuperare almeno il 30% della forza lavoro. La messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, la regione Abruzzo sceglie nella soluzione proposta dalle associazioni Arco Consumatore e Liberi Cittadini 5 Stelle di Teramo. Il progetto prevede lo smantellamento dei manti stradali e la sostituzione delle tubature sotto il traforo, con un risparmio del 70% sull'ipotesi iniziale. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Per la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, la regione Abruzzo abbandona il progetto iniziale dell'ingegner Roberto Guercio e sceglie invece la soluzione proposta dalle associazioni Arco Consumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle. Si passa dunque da una spesa preventivata di 300 milioni di euro con trivellazioni alla montagna ad un progetto da 50 milioni di euro che prevede la ricerca di captazioni lontane dai laboratori di fisica nucleare, lo smantellamento dei manti stradali e la sostituzione degli attuali canali in cemento con tubazioni in acciaio inox. Qual è la vostra proposta di messa in sicurezza? Intanto è recuperare tutte le sorgenti possibili che stanno intorno al Gran Sasso e non dentro, perché ce ne sono tante. Queste possono sicuramente sopperire alle carenze che ogni estate noi ce l'abbiamo, quindi si parla di 200-300 litri al secondo e quindi rappresenterebbero quasi il 25% del fabbisogno di tutta la risorsa idrica della provincia di Teramo. Quindi allora intervenire innanzitutto all'interno delle due canne, smantellare tutto il manto stradale, intubare l'acqua proveniente dalla sorgente del Gran Sasso in tubi inox e quindi percorrere tutto il tratto fino all'uscita, in modo tale che non ci sono delle ingerenze da parte di acque eventualmente contaminate, perché la contaminazione può avvenire sia da parte del laboratorio ma sia da parte delle canne autostradali, perché comunque sul manto stradale si depositano le polveri sottili dovute alle gomme, gli oli. La regione Abruzzo ha dato l'ok a questa vostra perlomeno ha detto che seguiranno sicuramente le nostre indicazioni, o in parte o in toto, non lo sappiamo, vediamo insomma quello. Secondo quale cronoprogramma? Allora, i tempi sembrano essere molto ristretti, d'accordo, anche perché più andiamo avanti questa cosa dura da 20 anni e dura, anzi, da quando c'è stata la vicenda Balducci, d'accordo, che conosciamo tutti, e quindi si era interrotta quella fase di messa in sicurezza. Noi pensiamo che nei prossimi mesi ci sarà un progetto definitivo e da lì poi bisognerebbe fare la solita filiera di quello che è l'assegnazione dei lavori. E parliamo adesso di Anatra Zoppa, lo abbiamo fatto riguardo il comune di Avezzano, ma ci potrebbero essere possibili effetti anche all'Aquila. Al momento però nessuna previsione sugli scenari, i riconteggi delle schede sono infatti fermi a causa delle elezioni del prossimo 4 marzo. Il servizio di Daniela Rosone. Al momento è impossibile sapere se l'anatra zoppa avrà ripercussioni anche all'Aquila, così come è stato per Avezzano, con le dimissioni del sindaco De Angelis.
Al momento sono state verificate infatti soltanto 4 sezioni su 11. Non è possibile fare previsioni. Le schede controllate sono state contestate da entrambe le parti. È impossibile capire cosa emergerà. È fermo tutto anche perché i funzionari della prefettura, come è noto, sono impegnati in questi giorni con le operazioni relative alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo che ormai sono imminenti. A presentare il ricorso è stato l'avvocato aquilano Claudio Verini per conto di alcuni candidati del centrosinistra alle elezioni amministrative del giugno scorso, ricorso presentato al TAR e accolto il 23 novembre. Ricorso sottoscritto da Americo Di Benedetto, il grande sfidante di Biondi, Maurizio Capri, Emanuela Di Giovanbattista, Fabrizio D'Alessandro, Stefano Palumbo, Antonio Nardantonio e Stefano Albano, Sergio Ianni, Gianni Padovani, Fabrizio Ciccarelli, Paolo Romano e Massimo Scimmia. A rientrare in consiglio, nel caso in cui il riconteggio facesse ottenere l'effetto sperato dai ricorrenti, sarebbero Capri di Giovanbattista ed Alessandro del PD, Ianni di Abruzzo Civico, Padovani dei Socialisti, Ciccarelli del Passo Possibile, ma anche Giorgio Spacca di Articolo 1, Anna Lucia Bonanni della Coalizione Sociale e Fabrizio Righetti del Movimento 5 Stelle, che però, come si sa, non hanno sottoscritto il ricorso. Al momento però non si possono fare valutazioni ufficiali, ha detto pure l'avvocato, perché ci sono schede che sono state valutate in un certo modo ma contestate o da Verini stesso o dalla controparte. È impossibile avere contezza. Una situazione molto più complessa, insomma, di quella che ha investito il comune di Avezzano. Ad Avezzano il risultato era quasi scontato, all'Aquila la situazione è diversa e più difficile. Il TAR del capoluogo aveva anche disposto la nomina di un verificatore, Malgari Trematerra, viceprefetto dell'Aquila, supportato da un team di funzionari totalmente impegnati però fino alle politiche. Tutto dunque, per saperne di più, è rimandato alla prima settimana dopo il 4 marzo. Sono 9 i comuni abruzzesi in cui verranno avviati i centri di riuso. Oggi in Regione Abruzzo sono state firmate le convenzioni. Il finanziamento complessivo è di 1.300.000 euro. Vediamo. Pescara, L'Aquila, Teramo, Montesilvano, Francavilla al Mare, Ortona, Vasto, Avezzano e Roseto degli Abruzzi sono i 9 comuni che dopo la sperimentazione di Lanciano attiveranno i centri del riuso per i quali sono state firmate le relative convenzioni. Si tratta di strutture in cui potranno essere conferiti oggetti che, considerati obsoleti o non più utili dai proprietari che vogliono disfarsene, possono invece avere una seconda vita grazie a coloro che li andranno a ritirare e li impiegheranno in altri contesti. Per la rete sono stati stanziati circa 1.300.000 euro, di cui 900.000 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e il resto a carico dei comuni beneficiari. Ogni amministrazione ha elaborato un proprio progetto che in tutti i casi prevede la realizzazione di un edificio in cui gli oggetti saranno immagazzinati, catalogati, esposti e distribuiti a chi ne farà richiesta sulla base di un regolamento predisposto dagli stessi comuni. Questo, spiega il sottosegretario alla Giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca, è il primo anello dell'economia circolare sulla quale si basa il piano regionale dei rifiuti. Insieme alle piattaforme ecologiche, oltre 20, e alle circa 50 centri di raccolta che nel giro di un mese verranno presentati alla stampa nella stessa forma di quella odierna, ovvero attraverso la sottoscrizione con i vari comuni, i vari sindaci, dei relativi atti di concessori, comporteranno un investimento della Regione Abruzzo di oltre 13 milioni di euro, ma soprattutto daranno una risposta concreta e fattiva al tema dell'economia circolare. Ma è questo primo intervento che riguarda 9 comuni che sono un po' su tutto il territorio regionale. Ne aspettiamo a giorni che altri 4 comuni completino le loro attività, riguarda in maniera diretta qualcosa come 440.000 cittadini abruzzesi, quindi una fascia importante per dare il primo segnale, ma anche per avere i primi riscontri sul da fare nell'immediato futuro. Controlli avviati su 200 aggregati dell'Aquila per capire dove occorre intervenire per accelerare i lavori di cantieri ormai chiusi da mesi. Lo annuncia il sindaco Biondi, è in corso un'ampia ricognizione e dopodiché sarà fatto l'avviso per i commissari. Vediamo il servizio. A
aggregati bloccati, avviati oltre 200 controlli dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Sono in corso infatti verifiche e controlli su oltre 200 aggregati per capire dove occorra realmente intervenire. C'era il rischio di nominare dei commissari che avrebbero dovuto accelerare i lavori di cantieri chiusi ormai da mesi. Per questa ragione, ha detto il sindaco, abbiamo preferito prendere un po' di tempo e fare le cose per bene piuttosto che coprirci di ridicolo agli occhi della città a causa di provvedimenti fatti male di fretta, come quello che abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Il riferimento è ovvio alla vecchia amministrazione. Sono dichiarazioni del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che, come sapete, detiene anche la delega alla ricostruzione privata a riferimento alla vicenda dei numerosi aggregati edilizi bloccati da inerzia dei proprietari degli immobili, litigiosità degli stessi o mancata costituzione dei consorzi obbligatori. Ci sarà una sostanziale revisione, annuncia, dell'avviso pubblico per la scelta dei commissari rispetto al precedente. Prevediamo novità importanti come la divisione per fasce di competenza entro le quali verranno sorteggiati i professionisti. Non ci sarà insomma il rischio che persone con poca o alcuna esperienza si trovino a dover affrontare situazioni complesse. I più bravi e competenti saranno chiamati a dirimere le questioni più difficili in base alle loro capacità, esperienza e preparazione. È in via di definizione, a breve sarà portata in giunta una delibera con cui vengono individuate le priorità e le modalità di intervento per superare la non più tollerabile impasse di aggregati inspiegabilmente fermi. Contestualmente è stata anche avviata, dice Biondi, una ricognizione dei cantieri. Gli accertamenti vengono effettuati sul sito, si controlla se ci sia stato meno all'inizio lavori, se l'aggregato risulti costituito o se vi siano dei contenziosi. Un lavoro complesso e gravoso che gli uffici tecnici stanno tentando di espletare nella maniera più veloce possibile, ma il tempo e il personale a disposizione sono sempre insufficienti rispetto alla mole enorme di lavoro con cui gli uffici fanno i conti quotidianamente. Prima uscita pubblica in Abruzzo per Controcorrente, la nuova corrente della Federazione Nazionale della Stampa che vuole essere il PER del sindacato dei giornalisti. Vediamo. Non siamo tutti uguali, e questo lo slogan con cui si presenta hashtag Controcorrente, la nuova corrente politica di maggioranza della Federazione Nazionale della Stampa. Controcorrente si rifà ai valori dell'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stampa e si pone come obiettivo la tutela dell'autonomia e delle garanzie della professione giornalistica. In un momento in cui la cronaca racconta di giornalisti picchiati nel corso dello svolgimento del proprio lavoro oppure sotto attacco della politica per le proprie inchieste. Non è che siano segnali che si sono verificati o si stanno verificando soltanto in questa campagna elettorale, è l'atteggiamento usuale della politica nei confronti dell'informazione, cioè si inneggia alla libertà di stampa quando i giornalisti fanno inchieste che riguardano gli avversari, quando poi fanno inchieste che riguardano quella parte politica diventano dei nemici da abbattere e la libertà di stampa improvvisamente diventa qualcosa da combattere. Controcorrente vuole mantenere centralità politica e progettuale all'interno della FNSI e chiede l'immediata approvazione di una legge che scoraggi le querele temerarie. Nei punti all'ordine del giorno anche la radicale revisione delle leggi di sistema che regolano il mondo dell'informazione, la lotta al precariato con la cancellazione dei contratti Cococò e la revisione della destinazione delle risorse del comparto sullo sviluppo, sull'inclusione dei lavoratori parasubordinati, sull'occupazione e sulla difesa del reddito dei lavoratori autonomi e poi anche la contrattazione di settore con una proposta capace di includere le nuove figure professionali all'interno delle garanzie contrattuali. Controcorrente è una componente sindacale che insieme con le altre componenti sindacali che attualmente governano la Federazione Nazionale della Stampa si propone di portare avanti un programma che sia innanzitutto di riforme e che guardi al futuro della professione e non al passato. Apriamo adesso la pagina di sport, iniziamo dal Pescara, allarme rientrato per Proietti e Mancuso, entrambi questa mattina hanno preso regolarmente parte alla singola seduta mattutina, in gruppo anche Falco e Fornasier, dunque rosa quasi al completo per Zeman in vista delle prossime due gare consecutive casalinghe contro Cremonese e Carpi di sabato e martedì prossimi. Mancuso, che ieri si era fermato per dei farsidi al piede, parla del problema del gol che è il Pescara e poi anche della sua stagione. L'intervista di Paolo Renzetti. C'è un motivo particolare perché questa squadra non riesce in questo periodo ad andare con facilità in rete? Ma un motivo particolare in questo momento mi viene in mente, probabilmente dobbiamo essere bravi noi spesso a rischiare magari giocate che
Proprio perché i gol non stanno arrivando, dobbiamo cercare di rischiare magari di più la giocata. Ora ci sono queste due partite casalinghe, a distanza di 10 giorni c'è l'occasione contro Cremonese e Carpi di guadagnare punti importanti per la classifica, per riavvicinare la zona playoff che comunque è a due passi. Sì, sì, sono due scontri retti a tutti gli effetti. E se dovessimo far bene poi anche magari questo punto che abbiamo fatto a Chiavari, dove ovviamente non abbiamo fatto una grande partita, risulterà poi importante, quindi queste due partite sono partite fondamentali per agganciare i playoff. Tu sei reduce anche da un problema al setto nasale, come stai? E poi ti chiedo il rendimento, come giudichi il tuo rendimento in queste ultime gare? Ma il setto nasale è stato alla fine è stata una forte botta, quindi mi ha limitato magari nella partita di Frosinone, dove la botta era troppo fresca, quindi non potevo giocare. Per il resto anche con la mascherina non ho avuto problemi, ho giocato. Rendimento generale, sicuramente lavoro in settimana per migliorare quelle che sono le mie potenzialità, poi sicuramente so che posso fare molto di più. Forse probabilmente da te i tifosi, anche il mister, si attendevano qualcosa in più dopo i 25 gol segnati lo scorso anno con la San Benedettese. Stai incontrando qualche problema a trovare la via del gol? No, probabilmente è chiaro, quando ti presenti con un biglietto a visita così ci si aspettano i gol. Nelle mie caratteristiche, per il gioco che faccio, non sono proprio un attaccante centrale, ecco, quindi voglio però tornare a rendermi utile anche in fase realizzativa, ecco. Rimaniamo in casa Pescara, perché come annunciato ieri Guglielmo Stendardo ha rescisso il contratto che lo legava al Pescara e ha lasciato il calcio giocato. L'ex difensore però resta per il momento in Abruzzo e intraprenderà la professione di procuratore. Ai microfoni del TG6 Stendardo ha ringraziato Pescara, lo ascoltiamo. Guglielmo Stendardo dice addio al calcio, ma non dice addio a Pescara. No, Pescara io devo ringraziarla tutta, perché i tifosi mi hanno accolto e mi hanno ospitato alla grande. Come dicevo prima, devo ringraziare tutta la città, perché nonostante i risultati siano stati negativi, purtroppo dal punto di vista tecnico ho vissuto dal punto di vista umano un'esperienza che ricorderò e porterò comunque nel cuore. Oggi ci si aspettava che Stendardo fosse da solo in conferenza stampa ad annunciare e a dare questa notizia a tutti i tifosi. C'era anche il presidente del Pescara a testimonianza del rapporto umano che c'è tra Stendardo e la società biancazzurra. Sì, mi ha fatto piacere la vicinanza del presidente, il rapporto umano che abbiamo instaurato da un anno a questa parte, quindi quello che conta poi nella vita non è soltanto il risultato tecnico, il risultato professionale, esistono anche altri valori che vale la pena vivere e condividere con persone che la pensano come noi. L'avvocato Guglielmo Stendardo da grande farà probabilmente il procuratore, ma potrebbe aprirsi anche una porta con la società biancazzurra per iniziare un certo tipo di discorso, una collaborazione così? Io me lo auguro, perché come dicevo prima, quando hai la possibilità di condividere dei valori con una società e poter poi costruire anche un rapporto professionale, io credo che sia un percorso costruttivo per un calciatore come me che lascia il calcio giocato, ma che si prepara poi a vivere una fase 2 della propria vita. Quindi da parte mia, magari se ci fosse la possibilità di poter fare qualcosa a Pescara, magari sarei veramente orgoglioso. Guglielmo Stendardo sabato sarà sulle tribune dello Stadio Adriatico a tifare il Pescara nella gara con la Cremonese, anche perché dicevi prima in conferenza stampa l'obiettivo dei playoff è alla portata di questa squadra. Certamente, l'obiettivo minimo è quello dei playoff, perché la squadra ha tutte le caratteristiche e le qualità per poter centrare l'obiettivo. E in Serie C il Teramo nel prossimo mese avrà 4 impegni casalinghi su 6 incontri. Allo stadio di casa il Bonolis, il Diavolo chiede lo sprint decisivo nella rincorsa alla salvezza. Vediamo. Il Teramo si affida al Bonolis per tornare ad un successo che manca ormai da prima di Natale.
Bene. La gara interna di sabato pomeriggio contro il Bassano potrebbe rappresentare la svolta in positivo nella fase cruciale del campionato, perché battere i Veneti darebbe un nuovo slancio alla classifica dei biancorossi, peraltro contro un avversario contro cui il Diavolo all'andata giocò una delle migliori partite in assoluto, strappando però solamente un pareggio, per di più in extremis. Nel prossimo mese il Teramo avrà come alleato proprio l'impianto di Piano d'Accio. Qui sono arrivate le 4 vittorie finora messe insieme in stagione contro Ravenna, Padova, Fano e Mestre. Un bottino non proprio esaltante, ma che almeno dal punto di vista statistico strappa un sorriso alla formazione di Paladini, che da sabato fino al prossimo 25 marzo proprio al Bonolis riceverà la visita di Bassano appunto, poi lo scontro diretto fondamentale col Sant'Arcangelo, l'Albino Lef e la Triestina. Nel mezzo le due trasferte sul campo del Padova capolista e a Bolzano col Sudtirol. In 6 partite passa molto del destino stagionale del Diavolo, più punti possibili messi insieme davanti al proprio pubblico significherebbero tirarsi fuori da una situazione di classifica non eccelsa, ma soprattutto staccare una concorrenza di squadre, Fano, Ravenna e Sant'Arcangelo, che ha dimostrato di non saper correre in campionato. Il Teramo potrebbe piazzare dunque lo scatto decisivo nel momento più importante. Dovrà farlo, almeno per le prossime 2 gare, senza Kevin Varas, che il giudice sportivo ha appiedato dopo il rosso rimediato al Turina di Salò. E almeno sabato senza Panico. Ancora in dubbio il numero 7 sembrerebbe destinato a saltare la gara di sabato accomodandosi in panchina. La distorsione alla caviglia non dovrebbe consentirgli di partire infatti dal primo minuto, ma il Teramo farà di tutto per riaverlo a disposizione almeno per uno spezzone di gara. Informissima Alessandro Fratangelo, che tuttavia Paladini vede come prima punta, anche se lo stato di grazia del ragazzo e la necessità di non rinunciare alla fisicità di Gondò potrebbero consigliare il tecnico di piazzare Fratangelo sull'esterno del fronte offensivo. Dalla parte opposta mancherà il centrale difensivo Pasini, con l'esterno Francesco Carcalis che sarà l'ex della gara. Il Teramo dunque prova a dare una sterzata al suo campionato con l'aiuto del pubblico di casa. Il Bonolis dovrà essere l'alleato fondamentale dei biancorossi da qui all'inizio della primavera. Prima di chiudere, una notizia di cronaca appena arrivata in redazione: autostrada A14 chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra i caselli di Lanciano e di Ortona a seguito di un incidente che, secondo le prime informazioni, ha coinvolto 2 automobili e un mezzo pesante. Sul posto sono in azione i mezzi di soccorso, il 118 è intervenuto anche con l'elicottero, non si conosce al momento il numero dei feriti, si sono formati diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Bologna, l'uscita è quella di Lanciano per poi rientrare ad Ortona, per chi viaggia verso Bari invece l'uscita è quella di Ortona con rientro ovviamente a Lanciano. Gli interventi sono coordinati dal centro operativo autostradale di Città Sant'Angelo. Con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale, vi ricordo la seconda edizione alle ore 19. È tutto, buon proseguimento di giornata.